L'uscita dall'Egitto è uno degli argomenti centrali dell'ebraismo, in quanto noi ogni giorno ripetiamo a livello spirituale sia l'uscita dall'Egitto che le piaghe, il passaggio del Mar Rosso e tutti gli argomenti correlati. Ed ognuno di questi argomenti ci viene ad insegnare qualcosa di attuale ed eterno. In particolare, ora vorrei proporre una riflessione sulla prima delle piaghe, quella del sangue. Ebbene, a livello spirituale, l'acqua rappresenta la calma, qualcosa di freddo, l'indifferenza, mentre al contrario il sangue rappresenta il calore, il fervore, la passione. Per cui, se un ebreo vuole uscire dall'Egitto, per prima cosa deve trasformare l'acqua in sangue. In che modo? Bisogna cambiare il nostro approccio verso le mitzvot e verso lo studio della Torah, trasformando la freddezza in passione, proprio come il Signore trasformò l'acqua in sangue. Per cui non dobbiamo rispettare le mitzvot in modo tecnico, ma dobbiamo metterci il giusto sentimento, proprio come avviene per le cose che ci interessano direttamente, nelle quali noi le svolgiamo con passione. Ed in questo modo inizieremo a meritare la redenzione individuale che ci porterà alla redenzione definitiva presto ai nostri giorni. Amen. Shabbat shalom.